ecco, lo sapevo. Di nuovo. Ma che succede adesso? Mi dica cosa vuole. Lei sembra un po' un prezzemolino. Vabbè. Che cosa fa stasera? Allora, niente, una cosa seria. Pare strano. Vuole cantare anche lei come i ragazzi, spazio sì, musica. Sì. Allora, un attimo solo che si è imbappigliato il fatto. Mi dica nel frattempo ci racconti un po' che cosa sta facendo. Niente, volevo dire, allora c'è un amico mio che è un po' bassino. Sì. E per questo problema si crea dei complessi, non esce di casa. E quindi lei è venuto a disturbare lo spettacolo di Spazio Musica per dirci questa cretinata. Ma io tengo molto alle amicizie e devo fare in modo che l'amico mio lo devo tirare un po' su, no? Non posso far finta di niente. E quindi ci dica cosa è venuto a fare. Ho scritto una canzone per lui proprio per difenderlo da queste ingiustizie, da questi giudizi altrui. E quindi questa canzone come si intitola? O Kurt. Ah, perché il suo amico è Kurt. Leggermente. Ah, va bene, prego, sentiamo questa canzone O Kurt. Malgrado tutto, sono un adulto, se riesci in giro caso Kurt. Mangiando a tavola, ad un cenone, ma già si tango posizione. Se vado in bici in villa comunale, tutti nel ricci che pedala. Kurt, Kurt, so Kurt e manovante, per caso non tengo una mutante. So Kurt ne mancare, ma faccio bagni in doppite. Anch'io lavoro, faccio il meccanico, fatica a letto sotto in macchina. Ed ho una maluca, ma un problemino, compro vestiti da bambino. E quando schiaccio un pisolino, per madrassa uso cuscina, piccolino. Kurt, Kurt, a casa mia è una regge, cammina a letto sotto il seggio. Noi Kurt si mette più bella, tenimmi scarpa, zaccato, capiella. Grazie. Complimenti, questa canzone O Kurt è veramente particolare, ma l'ha scritta per questo suo amico, quindi. Ma fra un po' ci farà risentire qualche altra cosa, allora. Grazie, signor Vesuviano Doc. Il nostro Vesuviano Doc.